Al via il convegno agrigentino sulle malattie endocrine dal tema endocrinopatie, aspetti fisiopatologici, clinici e terapia. L'evento è stato voluto dall'Associazione Medici Diabetologi Endocrinologi Agrigentini, responsabili scientifici, i dottori Giovanni Galluzzo, Filippo Montalto e Leonardo Russo, diversi e qualificati gli interventi e le relazioni sulla vasta tematica. Il sindaco Francesco Miccichè ha portato il saluto della città ai convegnisti presenti, provenienti da tutta Italia, quindi quello del dottor Onofrio Cacciatore, in rappresentanza dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Siamo al quarto episodio del nostro evento sulle malattie endocrine ad Agrigento, il quarto appuntamento dopo un periodo di stop legato alla pandemia, al Covid-19, che vede nuovamente l'endocrinologia essere presente nel nostro territorio e vede tutte le aree dell'endocrinologia attuale, quindi dall'andrologia alle malattie metaboliche, al diabete, alle malattie della tiroide e alla malattia calciofosforo, essere rappresentate e approfondire sicuramente tutti quei passaggi e tutte quelle informazioni utili sia per la comunità scientifica e anche per, chiaramente, per chi ha necessità di essere supportato e trattato nel corso della propria patologia. Oggi si parla di diabete, di tiroide, tutti i fattori, diciamo, molto presenti nel paziente, come curarli e in particolare come prevenirli e come diagnosticarli anche. Ma sicuramente la prevenzione passa da una corretta informazione, da una corretta sensibilizzazione delle aree che possono effettivamente sviluppare al massimo la prevenzione, quindi dalle scuole alla medicina generale, alle pediatrie, che sicuramente possono e devono fare tantissimo per permettere una prevenzione sulle malattie metaboliche, sulle malattie tiroidee, ma anche sulle malattie endocrine come le malattie andrologiche. Indubbiamente l'attenzione delle comunità scientifiche, in primis della pediatria e della medicina generale, risulta essere assolutamente fondamentale per permettere una buona prevenzione. Queste malattie indubbiamente ormai sono assolutamente diffuse nel nostro territorio, basti pensare che della patologia diabetica è presente in circa il 10% della nostra popolazione e anche le malattie della tiroide oggi risultano essere assolutamente frequenti e con un tasso di incidenza particolarmente rilevante, per cui l'impegno dell'endocrinologia è un impegno che deve essere sempre attuale e ancora di più presente per poter garantire la salute ai nostri C'è pazienti. un'evoluzione nella cura di queste malattie, nei farmaci, insomma, si può terminare questa dipendenza? Mi riferisco anche in particolare all'insulina. Allora, sicuramente sì, la patologia diabetica oggi vede diversi farmaci che oggi noi abbiamo la possibilità di utilizzare per trattare i nostri pazienti, che permettono oltretutto non solo di essere trattati in maniera sicura, riducendo il rischio di ipoglicemia, ma di essere trattati riducendo anche il rischio di progressione del danno cardiaco, del danno renale nei nostri assistiti, grazie a delle molecole nuove che oggi noi abbiamo a disposizione e di cui oggi noi stiamo discutendo e approfondendo tutti i passaggi e tutte le evidenze che noi abbiamo a disposizione. È obbligo oggi tassativo da parte degli specialisti e non solo di considerare l'utilizzo di questi farmaci per permettere una migliore qualità di vita nei nostri pazienti, un minor rischio di ipoglicemia e anche riducendo anche la necessità di trattare i nostri pazienti con terapia insulinica. Dall'altro lato, la patologia diabetica giovanile, il diabete giovanile oggi ha la possibilità di essere gestito e trattato in maniera diversa. Le tecnologie oggi ci permettono di seguire la patologia diabetica nel giovane in maniera sicuramente più attenta e più efficace, e anche l'utilizzo dei microinfusori, dei sistemi di somministrazione di insulina mediante microinfusori ci permettono di ottenere dei risultati migliori e più sicuri per i nostri Qual è che è il pazienti. polso della situazione? Un medico che opera nel territorio, qual è la situazione un po' in generale nella nostra provincia? Ma lo sforzo è stato tanto negli ultimi anni, è chiaro che c'è tanto anche da fare perché la necessità di gestire queste problematiche nel nostro territorio diventa ogni giorno sempre più pressante, i pazienti diventano sempre di più, per cui è chiaro che il nostro sforzo e la nostra attenzione deve essere ancora maggiore e anche l'attenzione da parte di chi gestisce la sanità nel nostro territorio deve far sì di poter ottenere risultati quanto più efficaci possibili e quanto migliori possibili. Oggi c'è questo congresso di endocrinologia, per esempio, ci sono le eccellenze siciliane e italiane e una ripresa della vita culturale. Perché non artistica, anche storica, e quindi il post pandemia ha un'ottima ripresa.
ho avuto anche modo di conoscere degli specialisti, dei professori che si occupano di questo campo, e ho rivisto tanti colleghi, e il mio saluto è stato anche fondamentale, perché abbiamo ripreso sempre la problematica dell'arte e della cultura, perché questo tipo di medicina per me veramente è bellezza, è arte e cultura. Oggi e domani sono due giornate notevolmente interessanti, perché trattiamo vari aspetti dell'endocrinologia, dal diabete alle patologie della tiroide, alle patologie del metabolismo del calcio, del fosforo, alle patologie andrologiche. In particolar modo questa mattina abbiamo avuto l'onore di ospitare dei relatori di calibro come il professore Calogero dell'Università di Catania, che ha fatto una brillante lettura su quella che è la prevenzione primaria dell'infertilità maschile, focalizzando l'attenzione su tutte quelle che possono essere le patologie e i comportamenti a rischio che spesso i giovani hanno, dal fumo all'utilizzo di droghe piuttosto che dall'abuso di alcol, quelle che sono le ripercussioni che poi queste condizioni hanno sulla salute in generale, ma sulla salute riproduttiva e sulla salute sessuale poi nell'adulto. Quindi è un incontro che porta poi a concludere come sia necessaria una sensibilizzazione a livello istituzionale, ma anche a livello educazionale, quindi a livello genitoriale e a livello anche degli studenti, sulle adeguate norme di comportamento per preservare quella che è la fertilità dell'individuo e della coppia del futuro. Ecco, la prevenzione quanto è importante oggi? La prevenzione è tanto importante, ahimè i numeri in termini di prevenzione negli ultimi anni nell'uomo sono calati. Pensate, noi avevamo una grande possibilità di screening fino al 2005, che era quello della visita di leva, che poi è stata abolita. Oggi, ahimè, soltanto intorno al 5% dei ragazzi sotto i 20 anni si sottopone a una visita di prevenzione andrologica. Questo fa sì che molte patologie che sono già presenti in età pediatrica, adolescenziale, rimangono tali fino all'età adulta, quando poi divengono difficilmente curabili o addirittura incurabili, senza considerare poi i costi ulteriori che vi sono per il sistema sanitario nazionale. E quindi le nostre società scientifiche da diversi anni oramai cercano insieme di collaborare proprio per promuovere una collaborazione tra l'andrologo, l'endocrinologo, il pediatra, il medico di medicina generale, il ginecologo, proprio in quest'ottica di preservare e quindi di prevenzione. Ecco, si colpisce più la donna questo tipo di malattie, endocrinologia e diabete colpiscono più l'uomo o la donna? Ma dipende di quale patologia parliamo. Se parliamo di patologia tiroidea, spesso interessano più la donna rispetto all'uomo, il diabete è praticamente un po' ha una distribuzione abbastanza uniforme, io non farei solo una distinzione di genere, sono problematiche sempre più diffuse sia nell'uomo che nella donna. Nei bambini? Nei bambini assolutamente, al di là del diabete tipo 1, che è una malattia generalmente classica dell'età pediatrica, oggi osserviamo tanti casi di diabete tipo 2 che erano quello che veniva definito il diabete dell'adulto anche in adolescenti. Questo è la conseguenza di comportamenti alimentari non corretti, della mancanza di attività fisica, e quindi ritroviamo oggi in età giovane forme di diabete che fino a 20-30 anni fa ritrovavamo semplicemente nell'adulto. Con l'ultima domanda, il Covid come ha influito in tal senso anche come post-Covid, mi riferisco anche ai vaccini e chi è stato colpito anche dalla pandemia? Il Covid innanzitutto ha influito negativamente sul sistema sanitario nazionale, per cui ahimè molte visite di controllo sono state rimandate, e quindi la gestione, in particolar modo del diabete, in molti pazienti è diventata veramente critica. Su quelli che sono poi gli effetti del Covid, del long Covid sul sistema endocrino, su questo ancora è tutto in evoluzione, perché la letteratura produce ogni giorno sempre lavori molto interessanti, ma oggi non ci si può esprimere in maniera chiara. Non bisogna mai smettere di parlare di alcune patologie, sono patologie che impattano in maniera importante grosse fette della popolazione. Dovete pensare che l'endocrinologia affronta malattie come il diabete, che nel mondo conta più di 500 milioni di soggetti affetti, patologie come l'osteoporosi, okay? Patologie come anche la patologia della tiroide, che è estremamente diffusa in zone endemiche come la Sicilia. Quindi stiamo parlando di una branca della medicina che diciamo, si fa carico di una fetta rilevante della cronicità. Per cui non bisogna mai abbassare l'attenzione su questo genere di malattie. Purtroppo il Covid ha rappresentato uno stop
per quanto riguardava la gestione di molti di questi pazienti. Si è cercato attraverso gli strumenti della telemedicina di mantenere viva l'attenzione e il legame con i pazienti, ma purtroppo da questo punto di vista le nostre realtà sono ancora abbastanza embrionarie. In futuro è ragionevole pensare che queste cose possano modificarsi e cambiare ancora. Quindi sì, parlare di endocrinologia, parlare di patologia cronica, parlare del futuro di malattie che oggi riconoscono nella ricerca farmaceutica e scientifica delle possibilità di cura che fino a qualche anno fa non erano effettivamente disponibili. Quindi è un buon segno. Parlare oggi di malattie endocrine è estremamente importante, bisogna continuare a parlarne, non bisogna mai smettere di distrarre la nostra attenzione da questo tipo di patologia. C'è un miglioramento a livello di cure, di terapie? Oggi abbiamo a disposizione strumenti farmacologici che sono in grado di modificare in maniera radicale la storia naturale di alcune delle malattie più importanti con le quali ci confrontiamo. Basti pensare a quello che è successo nell'ambito della diabetologia. Okay, avevamo farmaci che prima erano sì in grado di gestire abbastanza bene l'iperglicemia dei pazienti, ma spesso diciamo a fronte di eventi avversi che potevano essere importanti. Oggi noi abbiamo farmaci che ci consentono di curare i pazienti con una grande serenità rispetto a quello che succedeva in passato. Quindi sì, grazie ancora a quello che è il ruolo della ricerca nella gestione di patologie estremamente importanti come questa. Ecco, l'ultima domanda, voi come associazione qual è il vostro obiettivo principale? L'AME è un'associazione di endocrinologi che raccoglie in Italia il maggior numero di soci rispetto a tutte le società che in ambito endocrino-metabolico vengono recensite. È un'associazione generalista, quindi affronta l'endocrinologia in tutto il suo insieme, affronta l'endocrinologia dell'ipofisi, della tiroide, del diabete, affronta di conseguenza un numero estremamente vasto di patologie. Basti pensare che per esempio nell'ambito delle patologie rare, quasi un terzo delle patologie rare sono patologie di tipo endocrinologico, e quindi questo vi dà un po' l'idea di quanto difficile sia l'ambito nel quale noi ci muoviamo. L'AME è assolutamente impegnata per far sì che nella gestione dei protocolli di cura, nella diciamo, integrazione tra quelli che sono gli strumenti di cura e le esigenze di contenimento della sostenibilità di un sistema nazionale come il nostro, queste cose possono avvenire nel miglior modo possibile, quindi rappresenta sicuramente una sorta di trade union importante, anzi dirò di più, io credo che la pubblica amministrazione in genere, gli organi di controllo, le ASP, l'assessorato regionale dovrebbero interfacciarsi frequentemente, continuamente nei momenti di decisione più difficili con le società scientifiche che rappresentano il sostanzialmente rappresentano i depositari di quella che poi è la cultura scientifica con la quale si devono confrontare. Non lo fanno abbastanza allora? Non ancora abbastanza, c'è qualche tentativo ogni tanto, ci sono dei tavoli tecnici, ma ancora per esempio la decisione rimane sempre una decisione politica, mentre invece io ritengo che alcune decisioni devono essere subordinate al parere e al consiglio delle società scientifiche che sono titolate ad esprimere giudizi nella gestione di alcune malattie. Diciamo che oggi ho avuto il piacere e l'onore di portare il saluto dell'Ordine dei Medici per conto del nostro Presidente, il Dottore Pietruzzella, che purtroppo per motivi di salute non è stato presente, ma porto anche il saluto di tutto il Consiglio dell'Ordine, dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ma anche di tutta la cittadinanza medica agrigentina. Oggi è un convegno si svolge un convegno estremamente importante che abbraccia tutta la endocrinologia. I relatori e i moderatori sono persone di altissimo livello e certamente hanno un risalto anche non solo regionale ma anche nazionale. Gli argomenti riguardano la diabetologia in particolare, consideriamo che l'8% della popolazione siciliana è diabetica, ma riguardano anche la patologia tiroidea e riguarda anche le patologie andrologiche, compresa anche le patologie da genesi. Faccio i complimenti a tutti gli organizzatori, il dottor Leonardo Russo e il dottore Montalto, che sono stati quelli che hanno
proprio materialmente portato avanti e organizzato questo convegno. Di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione, già nell'acronimo, praticamente ci occupiamo di quello che praticamente è rappresentato nel nostro acronimo. Noi siamo dei metabolisti, in pratica, trattiamo sia il diabete, sia la sindrome metabolica e l'obesità, che appunto sono nella scala, probabilmente, come sono state dette, sono in pratica il preludio a quello che è l'obesità, sindrome metabolica, sono preludio poi a quello che può essere il futuro diabete. Diabete di tipo 2 parliamo. L'obesità è un alto rischio praticamente. Un altissimo rischio, quindi praticamente il compito della SIMMET è quello di fare prevenzione. Cioè, noi come società ci stiamo impegnando nel portare avanti questa prevenzione. Prevenzione, a proposito di questo, devo dire che siamo l'unica società, la prima società italiana, che ha stilato un protocollo d'intesa con l'assessorato alla università, quindi regionale, per quanto riguarda la prevenzione nelle scuole. Iniziare a fare prevenzione è fondamentale e questo è il nostro impegno, è in pratica la nostra mission. Fattori di rischio? Fattori di rischio del diabete, quello che diciamo, l'obesità praticamente, il discorso alimentare, sono altissimi i fattori di rischio, certamente poi ci sono anche dei fattori predisponenti, però già la diseducazione, cioè lo stile di vita, il problema praticamente correlato a quella che è l'alimentazione, sono degli altissimi fattori di rischio. Noi abbiamo in pratica la dieta mediterranea, che è il nostro veramente elemento più prezioso, e di questo noi dobbiamo fare praticamente a largo uso. A livello terapeutico c'è un miglioramento nella cura della malattia? Sì, sicuramente. Oggi noi in pratica la diabetologia sta vivendo un momento d'oro. Consideri che dal 2019 è iniziata una vera e propria rivoluzione nell'ambito della diabetologia, perché siamo passati da una visione glucosiocentrica, in cui si guardava semplicemente il discorso del target glicemico, siamo passati a un concetto correlato a quello che è il beneficio di una terapia. Se noi consideriamo che il diabete è una malattia cardio-rene-vascolare, quindi capiamo che non è solo questo zucchero praticamente in circolo, crea parecchi danni appunto ai sistemi che abbiamo detto. Gli organi bersaglio sono appunto il cuore, il rene, il fegato, tutto il sistema vascolare. Quindi, parlando di questo, siamo passati da questa visione glucocentrica a una visione paziente-centrica, nel momento in cui ci siamo occupati di vedere questa patologia ad ampio spettro e quindi vedere quali sono le ragioni, e in questo senso questa è la linea di condotta che noi dobbiamo portare a livello terapeutico. Il Covid, siamo ancora in fase di studio anche per questo, però stanno uscendo diversi lavori, e nel Covid diversi bambini che anche sono stati colpiti da Covid sono dei soggetti che stanno manifestando diabete, soggetti in pratica con Covid, nel post-Covid stanno manifestando pure diabete, quindi come vede c'è una correlazione che anche come società ci stiamo impegnando a portare avanti come studi e come praticamente motivo di confronto. Quello di oggi è anche un motivo di confronto, una cosa che voglio dire per inciso: la nostra società è una società che ha stabilito un'inclusività unica, cioè sin dall'inizio, e quindi il confronto con altre società scientifiche per noi è importantissimo, società che rappresentano interessi comuni quali possono essere il diabete, l'obesità e le malattie praticamente endocrine, però nello stesso tempo correliamo in questo confronto, chiaramente sicuramente portiamo a casa dei valori aggiunti.